triste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Buongiorno telespettatori di Qui Bologna TV e benvenuti alla seconda edizione della rubrica del Cinema Movies condotta da me, Alberto Santanello. Oggi parleremo del nuovo film del regista Thomas Anderson, The Master, il maestro. Ma adesso passiamo alla trama del film. Siamo nel 1949, Freddy Kuehl è un soldato che è reduce dalla seconda guerra mondiale, con il sistema nervoso a pezzi. Invane sono le cure che offre l'esercito, se non a renderlo ancora più frustato ed insicuro. Finché un giorno, in modo del tutto casuale, Freddy incontra Lancaster Dodd, uno psicologo un po' bizzarro, con il quale avrà inizio un'amicizia che li vedrà percorrere insieme un lungo viaggio spirituale, basato sul tentativo continuo da parte del dottor Dodd di riuscire a curare Freddy. Ma passiamo al mio consiglio per di perché andare a vedere questo film. Il film che consiglio di vedere è perché è capace di prendere e stupire lo spettatore soprattutto sotto il profilo psicologico, incentrato sul continuo tentativo da parte del dottor Dodd di curare Freddy. È interessante, infatti, cercare di capire i metodi di cura psicologici che il dottor Lancaster utilizza per curare Freddy e cercare di darne un'interpretazione propria di questi metodi. Inoltre è da evidenziare la bravura del regista Thomas Anderson non solo nel creare un film che cerca di far luce sul lato oscuro della psiche e dei comportamenti umani, ma allo stesso tempo la scelta perfetta degli attori protagonisti, Joaquin Phoenix, Freddy Krueger appunto, e Philip Hoffman, Lancaster Dodd, che hanno interpretato in modo encomiabile i rispettivi personaggi. Bene, un saluto e anche oggi per tutto. Ci vediamo alla terza puntata la prossima settimana della rubrica sul Cinema Movies. Un saluto dal vostro Alberto Santaniello. Ciao, qui Bologna TV. Viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.